Bene, allora oggi tocca al nostro capitano, il grande capitano Clemente. Clemente. Che appare con. Prego, Clemente, venga. Vieni. Oggi vediamo le sedie. Voi vedete Quadricomia, ho già parlato con i responsabili perché invece per dare più risalto e lettura sarà monocromatico in alternativa a quello che può essere il colore. Quindi in questi giorni avremo l'opportunità di stamparlo su tutte le nostre maglie e di conseguenza avremo questo tipo di opportunità. Questa è una delle maglie, se Clemente vuol dire qualcosa ai nostri ospiti prima di presentare tre dei nuovi giocatori. No, innanzitutto buonasera. Speriamo che questa maglia possa portare insieme a tutti noi grossa soddisfazione. Siamo convinti che quest'anno possa essere un anno importante, quindi siamo orgogliosi e felici di indossarle oggi, ma di indossarle durante tutta questa stagione. Grazie, abbiamo Coprides. A Pescara poi ha portato fortuna. A Pescara ha portato fortuna, è promozione. Il nostro portiere parla molto bene italiano, è nato a Capodistria, quindi molto vicino all'Italia, a 10 km dal confine, e di conseguenza ha manifestato la grande soddisfazione, esperienze come voi vedete dalla scheda con il Cagliari, con l'Udinese, con il Gallipoli, con l'Udinese ancora, poi a Bari e quindi approdato a Perugia. Avrete modo poi di sentirlo nel momento in cui lo volete intervistare. Abbiamo Fabio Aires o Fabinho. Eccolo Fabinho. Eccolo qui. Seconda maglia. Questa è la seconda maglia del Grifo. Vuole subito dare un'informazione. È restio a parlare, dice. Anche se parla si esprime molto bene in italiano. Sia chiaro. Ha lo sguardo furbo, resti molto bene. E poi per ultimo abbiamo Lebran Fabio, oggi, che ha una grande fortuna, abita vicino a Bassano del Grappa. Ecco, queste sono le tre maglie più quella del portiere. Terza maglia. Quella della terza. Va bene? Che spettacolo, vicepresidente Santoro. Portiere sarà sempre così o c'è portiere, volete una piccola spiegazione? Prima di tutto siamo andati a lavorare ovviamente su un'immagine diversa. Quello che vedete davanti al petto è una croce, ovviamente come si può ben vedere, che riporta un po' ai kamikaze giapponesi, non so se ricordate, insomma, i piloti di apparecchi che riportavano un segnale di guerra sulla fascia che portavano appunto in testa. Quello è un urlo di battaglia in pratica, prima di morire. Ovviamente noi faremo solo l'urlo e poi loro continueranno a correre. Dopodiché abbiamo applicato lo scudetto del Perugia proprio all'incrocio di questo urlo. Queste che potete vedere qui sono appunto i famosi segnali, i famosi urli che insomma dicevano questi piloti. Al centro c'è lo sponsor, siamo andati a lavorare sui materiali, il capitano ci ha ripetutamente chiesto che il prossimo anno avrebbe voluto indossare una maglia elasticizzata perché le precedenti erano un tessuto fisso e non erano molto comode anche durante la partita perché comunque a lui più degli altri lo trattenevano un pochino e usciva sempre dal campo con la maglia strappata, quindi ovviamente con il tessuto elasticizzato questo problema non sussiste più. Io invece dico che lui è coatto, fa vedere i muscoli e con la maglia elasticizzata ovviamente risaltano di più. Tra qualche mese, però stiamo rostando trattenendo il respiro. Esce la tartaruga. Poi abbiamo giocato un po' sui grifoni, perché secondo me, secondo la mia azienda, questo è veramente senza falsi ipocrisie, uno dei roti più belli delle squadre di calcio italiano, quindi ci ha dato ovviamente modo di poterlo usare in vari posti. A differenza dell'altro anno, se
magari su Fabinho si vede un po' di più, sì, l'abbiamo applicato anche ai lati dei pantaloncini che l'altro appunto non era visibile, lo abbiamo messo sulla spalla sinistra. Poi abbiamo lavorato su dei tagli, i famosi tagli che io sto dicendo sono questi, queste righe a contrasto che danno un po' di, diciamo, un po' di movimento alla tinta nera, che comunque a nostro parere rendeva la maglia più appetibile all'occhio. Niente, spero che siano piaciute, questo è quanto abbiamo fatto per quest'anno e spero che portino fortuna come le precedenti. Bene, un applauso, penso. Direttore, facciamo le telefono. No, sì, perché al centro di Giuliani, al centro Stefano. E l'amministratore? Ma stavo io, stavo pure per fisico. Sì, no, no, lui. Sì, facciamo dentro il culo. Adesso facciamogliene un paio, poi dopo li inviamo. Bravo. Massimiliano.